La serie delle Times Machine Miss Adventures l'ho decisamente trascurata, non solo nei blog, visto che fino adesso non ne ho realizzato nessuno dedicato alle storie di questa serie, ma anche nelle recensioni sul blog, dove è successo raramente che abbia parlato e anche approfondito gli argomenti trattati dalle storie della serie. Il motivo è che sostanzialmente le storie non sono esattamente dei capolavori, sono dei veri e propri pasticci temporali in cui bene o male si capisce perché scrivere di paradossi temporali è abbastanza complicato. Non è esente da questi effetti neanche l'ultima storia uscita sul Topolino numero 3507. Tutta colpa di uno zero, di Alessandro Gatti e Paolo De Lorenzi. La storia raccontata dai due autori è abbastanza semplice, vede Paperone e Paperino andare nella Costantinopoli del 1188 per acquistare tutta una serie di manoscritti rari che poi Paperone avrebbe venduto a un ricco collezionista nella Paperopoli del presente. Già solo queste premesse genererebbero una quantità di paradossi temporali inimmaginabile, visto che moltissimi dei manoscritti che sono giunti a noi, anche quelli pervenutici grazie al lavoro degli amanuensi, sono in realtà di origine araba e quindi la loro sparizione dal flusso temporale potrebbe effettivamente generare non pochi grattacapi. Per fortuna il manoscritto che genera il paradosso non era uno di quelli acquistato da Paperone. Però è un incidente che succede proprio a Costantinopoli che genera quella che è la sparizione dello zero. Nel sistema di numerazione posizionale, ovvero ogni cifra ha un valore in relazione alla posizione che occupa, se per esempio prendiamo un numero con tre uni uno di seguito all'altro, questi tre uni hanno un valore diverso. Partendo da destra verso sinistra, il primo uno sarà quello delle unità, quindi ha valore effettivamente di 1. Il secondo sarà quello delle decine, quindi è valore 10. E il terzo sarà quello delle centinaia, quindi valore 100. E alla fine il mio numero sarà 111. In un sistema di questo genere, anche indicare dove non c'è alcuna cifra per poter dire questo è 100, ha una sua certa importanza. Infatti, proprio nei sistemi posizionali si trova introdotto il concetto dello zero, che per esempio i Maya, che avevano un sistema posizionale, indicavano con una specie di cesto intrecciato, insomma un simbolo che faceva pensare proprio all'assenza di qualcosa. Infatti, quando noi scriviamo uno seguito da due zeri, noi stiamo dicendo che abbiamo un 1 come centinaia e un'assenza di numeri per decine di unità, e questo ci permette di indicare il numero 100. Ma torniamo però alla storia dello zero, visto che narra in un certo senso una sorta di storia di andata e ritorno. Lo zero infatti era in qualche modo conosciuto già dagli antichi greci. Per esempio, l'astronomo e matematico Claudio Tolomeo lo citava nei suoi scritti e utilizzava la lettera Omicron, che indicava appunto un vuoto. Grazie alle conquiste di Alessandro Magno, l'Omicron arriva agli indiani. Infatti, proprio grazie all'Omicron, gli indiani riescono a sviluppare il sistema posizionale, quello che noi oggi attualmente utilizziamo. Il primo utilizzo registrato, quantomeno uno dei primi utilizzi registrati dai matematici indiani del sistema posizionale, risale al VI secolo, quando troviamo il numero 224 miliardi e 400 milioni scritto come un 2244 seguito da 8 zeri. Il numero 0 per arrivare in Europa deve prima passare tramite i matematici arabi che hanno dei contatti con quelli indiani, ne assimilano moltissime delle novità che poi riportano nella loro matematica. Il salto dagli arabi agli europei avviene grazie a Leonardo Pisano, detto Fibonacci.
Questo soprannome, che poi diventerà in realtà il suo cognome, è legato al fatto che Leonardo è figlio del mercante Guglielmo di Bonacci, per cui Fibonacci è in un certo senso la crasi di figlio di Bonacci. All'epoca seguiva il padre nei suoi viaggi in Oriente per i vari commerci, non a caso infatti Leonardo studiò in Algeria, imparando quindi i rudimenti della matematica araba. E tra questi c'era ovviamente lo zero e tutta la matematica posizionale. Leonardo, che poi successivamente prese il posto del padre nel gestire gli affari di famiglia, girò praticamente un po' tutto il Mediterraneo, Egitto, Siria, Sicilia, Costantinopoli, e nel corso di questi viaggi acquisì sempre maggiori nozioni matematiche, che poi riversò nel suo famoso Liber Abaci, pubblicato per la prima volta nel 1202 e successivamente ristampato nel 1228, cioè un paio di anni dopo che Leonardo ritornò definitivamente in Italia. Ritornato qui in Italia, a Pisa, la Repubblica Pisana, visto la sua fama e i suoi successi come matematico, decise di assegnargli un vitalizio che gli permise di abbandonare gli affari e dedicarsi completamente alla matematica. Nel Liber Abaci troviamo tutta una serie di concetti matematici che erano completamente ignoti ai matematici europei, come ad esempio metodi per risolvere le radici quadrate e quelle cubiche, oppure l'introduzione della lineetta delle frazioni, o ancora il famoso problema dei conigli, che avrebbe portato a scoprire la serie oggi nota come serie di Fibonacci. Ovviamente c'era anche lo zero, un numero che, possiamo ben dirlo, ha rivoluzionato il nostro modo di fare i calcoli e segnare i numeri. Ora, lo zero però presenta diverse proprietà, qui ne vediamo giusto qualcuna. La più ovvia è quella che, per esempio, è l'elemento neutro della somma. Sommare qualunque numero allo zero, che sia esso un numero positivo o negativo, dà come risultato il numero stesso. Attenzione, definire la somma come la somma di tutti i numeri, che siano positivi o negativi, permette di dimenticarci di definire la sottrazione. Possiamo tranquillamente non definirla, perché la sottrazione tra due numeri possiamo definirla come la somma tra un numero positivo e un numero negativo. In questo senso, lo zero, quando viene inserito tra i numeri naturali, viene aggiunto ai numeri positivi ed è anche considerato come un numero pari, in virtù del fatto che può essere scritto come 2k con k, appunto, un numero naturale qualsiasi. Inoltre, lo zero, proprio come il numero 1, non può essere considerato un numero primo, nonostante non presenti, proprio come i numeri primi e proprio come l'1, una sua fattorizzazione. D'altra parte, moltiplicare qualunque numero per zero ci riporta di nuovo a zero. E questo ci dice un'altra proprietà interessante dello zero, ovvero che non esiste l'inverso di questo numero. E quindi questo vuol dire che non possiamo dividere nessun numero per zero. Altre proprietà interessanti ve le lascio negli articoli che trovate in descrizione. Qui mi avvio verso la fine, andando a eseguire un esercizio, diciamo così, di stile molto simile a quello presente nella storia pubblicata su Topolino numero 3507. Ovvero, e se Leonardo Fibonacci per un qualche motivo non fosse riuscito a introdurre lo zero in Europa? Basti pensare come anche solo gli scienziati di 4-5 secoli più tardi, come per esempio Galileo Galilei o Isaac Newton, giusto per citare i primi due che mi sono venuti in mente, ma ce ne sono altri prima di loro, in realtà avevano studiato proprio sugli scritti dei matematici arabi. Quindi è molto improbabile immaginare che magari qualche decennio, anche uno o due secoli più tardi, non sarebbe spuntato qualche altro matematico in grado di riscoprire il sistema posizionale che avevano già acquisito gli arabi tramite gli indiani. Arrivati a questo punto, innanzitutto mi raccomando ancora una volta per andare a vedere in descrizione i link di approfondimento, ma anche le recensioni al numero,
Io ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. E quindi non mi resta che dirvi saluti a tutti!